no, va bene così. Allora, quindi anticipiamo il punto 10, quindi la creazione del canale Telegram ufficiale del Comune di Perugia. Allora, prego, consigliere 10. Buonasera a tutti, ben ritrovati. Signor Sindaco, assessori, consiglieri. Allora, farò un paio di commenti sulla mozione che avete già avuto modo di vedere, ma anche per chi ci segue in streaming, e poi qualche commento anche a margine che era emerso già nella fase di discussione con altri consiglieri. Allora, innanzitutto volevo fare una premessa, cioè dire che i mezzi di comunicazione che abbiamo ormai stiamo imparando ad utilizzare e ci mette a disposizione la rete e le tecnologie, permette a noi e ai cittadini di arrivare alle informazioni in modo diverso. Ci sono piattaforme social, piattaforme di messaggistica e altre app, tra cui Municipium, tra l'altro. E considerando che la piattaforma Telegram ha avuto un'ampia diffusione nel corso di questi anni tra la popolazione, è stata alle cronache anche purtroppo per movimenti sovversivi, lo sappiamo anche per quanto riguarda i movimenti No Green Pass, ma è uno strumento molto utile perché, come presente in uno dei punti della mozione, la piattaforma Telegram costituisce un ibrido tra un'app di messaggistica e un social network. Cosa significa? Significa che al suo interno, per chi non conosce lo strumento, è possibile seguire, iscriversi attraverso un account, ma seguire dei gruppi, come i gruppi WhatsApp, ma dei gruppi che sono aperti, cioè non è necessario ricevere l'invito tramite un link, ma attraverso una ricerca, come avviene la ricerca su Google per un certo nome, avviene la ricerca su Telegram di un determinato nome. Faccio l'esempio: se si cercasse come presente il canale Telegram del Comune di Trieste, digitando Comune di Trieste, si può trovare il canale Telegram aperto a tutti e ci si può quindi iscrivere con un clic e venire a contatto delle informazioni che sono presenti in quel canale. E quindi anticipo anche il secondo punto nella parte delle considerazioni. Appunto, il Comune di Trieste possiede già questo strumento, è molto apprezzato dai cittadini ed è seguito anche da qualche mugisano, perché ovviamente quando ci si sposta a Trieste, magari è importante sapere se c'è un blocco del delfino verde per mare mosso, se c'è un blocco di una strada per determinati lavori. E questo effettivamente potrebbe costituire un punto su cui anche Muggia potrebbe fare proprio questo strumento, con ovviamente la dicitura Comune di Muggia. E per questo arriviamo alla richiesta. Quindi questa mozione ha l'obiettivo, insomma, lo scopo di impegnare il Consiglio Comunale, il Sindaco e la Giunta a creare un canale ufficiale del Comune di Muggia su Telegram. E questo canale dovrà avere. Succede qualcosa? No? Ok. Tutto a posto? Ok. Questo canale dovrà essere caratterizzato come una comunicazione univoca, cioè solo l'amministrazione di Muggia potrà mandarvi messaggi sul gruppo. Le persone che sono iscritte, come funziona per Trieste, le persone che sono iscritte in quel gruppo, in quel canale, ricevono solo le informazioni dall'amministrazione, non possono rispondere sul gruppo, in modo tale da evitare un sovraccarico di messaggi magari non appropriati o addirittura l'inserimento, diciamo, di persone che tutto hanno come obiettivo tranne quello di permettere una comunicazione efficace e diretta alle persone. Ovviamente questo canale, nella mia mozione, si chiede che sia affidato esclusivamente all'amministrazione comunale e che, come anticipato in Commissione 1, sia gestito appunto da chi è responsabile della comunicazione del comune, e che quindi sia uno strumento che possa garantire una continuità di servizio anche nella transizione tra un'amministrazione e l'altra, tra magari un colore politico e l'altro, perché è importante che questo servizio continui, che non ci siano quindi disservizi, come purtroppo invece è successo di recente con la pagina Facebook. E quindi anche l'impegno per quanto riguarda l'amministrazione comunale a informare attraverso tutti i canali,
sia social sia informatici, la creazione di questo canale Telegram. Aggiungo ancora una cosa, una considerazione, perché in Commissione 1, vi condivido una discussione che c'è stata, che in Commissione 1 è emersa effettivamente una considerazione. Esiste un'app, che immagino sia un'app un'app dei comuni italiani, un'app che ha un formato standard per tutti i comuni italiani, di cui il comune di Muggia partecipa, e si chiama Municipium, quindi anche per informare la cittadinanza, esiste. Io me la sono scaricata e sono andato a guardarmela. È un'app che potrebbe avere un potenziale, ma che a mio giudizio presenta due problemi. Uno, che dal mio punto non è, le informazioni non sono direttamente fruibili in modo immediato, mentre Telegram questo permetterebbe di avere notifiche in tempo reale o comunque giornaliere, e l'apertura del canale permetterebbe la visione immediata del messaggio, mentre l'app in Municipio c'è da aprirla, bisogna andare in un menu, cercare news. E poi c'è un altro problema, che non so se l'amministrazione è al corrente, ma al controllo di qualche giorno fa, nella sezione avvisi, l'ultimo avviso è datato aprile 2021. Quindi nulla toglie, questa mozione non ha il compito di sostituire l'app Municipio, anzi, ben venga che ci siano ancora e ci sia anche l'app a supporto, ma andrebbe a supportarla, ad affiancare le altre piattaforme. E perché appunto, perché ad esempio, prendendo come riferimento il sito del comune, che è l'ambito del web in cui noi cerchiamo, e le informazioni sono maggiormente presenti per quanto riguarda il comune di Muggia, tutte le informazioni sono presenti sul sito del comune, con tra l'altro un aggiornamento grafico dovuto anche alle nuove normative AGID dell'amministrazione dell'Agenzia per la digitalizzazione della pubblica amministrazione. Ma ecco, se voi guardate le news del sito web, ecco che invece le news sono, o gli avvisi sono quasi giornalieri. Notavo che ci sono avvisi che escono quasi ogni giorno. E quindi, sarebbe semplicemente da ogni volta che si pubblica una cosa sul sito web nella sezione avvisi, si pubblica anche in formato di messaggio sul canale Telegram del Comune di Muggia. Questa è la richiesta e chiudo, e quindi ringrazio intanto per l'attenzione i consiglieri tutti. Grazie. Grazie consigliere Pince, per aver aggiunto la parola all'assessore Malucci. Prego. Se non c'era magari qualche intervento. Buonasera signor sindaco, colleghi di giunta e consiglieri. Nell'ottica di quella che è la devo aver toccato qualcosa a carbone forse, no? Nell'ottica di quella che è la mission del comune e quelle che sono le intenzioni anche di questa amministrazione di intervenire radicalmente sulla digitalizzazione proprio dell'ente, sia come interfaccia con l'utenza, con il cittadino, ma tutti i portatori di interesse, quindi imprese, quindi anche operatori professionali, operatori economici, eccetera, non solo il cittadino privato, e nell'ottica di dare comunque sempre più così campo a tutto quello scenario di possibilità che l'elettronica ci fornisce da questo punto di vista, si condividono molti aspetti di questa mozione, consigliere Ticci. Se ne condivide soprattutto il tono propositivo per quanto riguarda il tenore del documento. Sicuramente la giunta può fare suo questo documento condividendone gli indirizzi politici e dicendole che anche come è apparso sulla stampa in questi giorni è nostra intenzione intervenire sul sito, ma non tanto sul sito come grafica, come interfaccia, come parte esterna, sul sito proprio come percorso in cui il cittadino vuole entrare a contatto con la pubblica amministrazione. Mi spiego, faccio un paradosso, il giorno di Natale il cittadino, se vuole, se non ha cose migliori da fare, potrebbe entrare nella pubblica amministrazione e farsi anche protocollare anche un documento, se vogliamo. Ecco, quindi attualizzare e portare la pubblica amministrazione a casa del cittadino, avvicinare questo rapporto. Non si è fatto molto, forse, negli ultimi tempi. Io stesso sapevo l'esistenza
dell'applicazione Municipium. Devo confessare, per ignoranza personale, per inerzia, per pigrizia, non l'ho frequentata molto. Io credo che il canale Telegram possa essere un ottimo veicolo per affiancare quelli che sono gli obiettivi che noi vogliamo perseguire. Sicuramente sono obiettivi a breve, come ha visto, entro giugno io vorrei che lo sportello digitale del Comune di Muggia fosse già operativo entro giugno 2022. Poi non le potrò assicurare se tutte le notizie che arriveranno o tutte le cose che verranno pubblicate nel sito del Comune, piuttosto che nello sportello che avrà centinaia e centinaia di funzioni attive proprio di interfaccia fra cittadino e telematiche, non posso assicurarle se poi tutte le cose verranno parallelamente affiancate anche sul canale Telegram, magari le cose più salienti. Voglio dire, l'altro giorno, già in sede di commissione, prima si faceva riferimento per esempio a Trieste, che usa Telegram per una cosa marginale, minimale se vogliamo, ma che tanto piccola non è, la comunicazione in tempo reale delle corse del Delfino Verde sospese per marea piuttosto che per maltempo. Non sono tante, ma io sono stato un giorno in banchina al freddo con la marea e tramite Telegram ho saputo che il Delfino in tempo reale non ci sarebbe stato. Quindi la Giunta intende fare suo questo documento, condividendone lo spirito e anche i contenuti. Grazie. Grazie, consigliere assessore Marucci. Mi passo ora alla... l'accoglimento della mozione come raccomandazione. La sua, la maggioranza la sì. La giunta. Sì. Grazie. Allora, a questo punto...